Buongiorno e bentrovati. Oggi parleremo di quella che è stata spesso definita musica melodica popolare, cioè la nostra musica leggera, alta, spesso colta, accompagnata quasi sempre dalle orchestre, che ha caratterizzato gli anni 20, 30 e 40, gli inizi degli anni 50. Parliamo di musica di grandi compositori come Bixio, De Curtis, o il Quartetto Cetra. Garinei, Giovannini, e oggi parleremo di Giovanni Danzi, un grande compositore e musicista che ha scritto tra le pagine più belle della nostra canzone leggera, alta di quegli anni. Non tutti sanno che Giovanni Danzi è colui che ha composto O mia bella Madonnina, che è la canzone popolare più conosciuta, più cantata dai milanesi. E questo perché Danzi ha seguito due filoni, ecco, della sua creatività compositiva musicale. Uno straordinariamente tradizionale e popolare, si è dedicato tantissimo alla musica tradizionale, in particolare milanese, tra cui anche questa celeberrima canzone cantata appunto dai milanesi. E l'altro filone, una musica melodica, popolare, che ha richiami e influenze da tantissimi generi musicali, anche esteri, in particolare dal jazz americano. Intanto una piccola considerazione sulla mia bella Madonnina. Non tutti sanno che Giovanni Danzi è meridionale adottato milanese. Si è poi talmente innamorato della città di Milano che ha scritto questa canzone. Quindi la prima curiosità è che un meridionale ha proprio scritto la canzone più popolare dei milanesi. La seconda è che fin da bambino è stato considerato come un talento. Qualunque cosa gli si metteva tra le mani la sapeva suonare. È stato certamente un grande amante della musica jazzistica americana, tant'è che nelle sue canzoni si sente tantissimo. Tanto per ricordare alcuni titoli tra i più famosi, Bellezza in bicicletta, Dammi una rosa rossa, Dammi una rosa rossa, oppure Malamore no, tarirarirara, tutti la riconosciamo, ma anche Male gambe, Saran belli gli occhi neri, Saran belli gli occhi blu, Male gambe. Ecco, questa è una canzone certamente molto maschile, molto conosciuta e riconosciuta. Ancora, Non dimenticare le mie parole. Non dimenticare le mie parole. Famosissima anche questa. E quella che tratteremo oggi, che è Tu musica divina. Una canzone, un inno d'amore per la musica che appunto lui definisce divina. La eseguirò, ne parleremo, sentirete proprio tutte queste influenze di cui vi parlo e sentirete la magia creativa e compositiva di questo grande compositore. Giovanni Danzi nasce nel 1906, si dedica fin da bambino allo studio musicale, pensate con un maestro cieco pianista, da cui prende veramente e ruba tutta l'arte di questo maestro. Una volta arrivato a Milano, si invaghisce della musica americana soprattutto, e fin da giovane compositore fa questa commistione importante, musica di richiamo jazzistico americano di quegli anni con la musica melodica italiana, con la bellezza veramente di queste melodie che noi poi abbiamo esportato in tutto il mondo. Il cocktail è un cocktail veramente vincente. Negli anni 20 lui diventa direttore d'orchestra, ma dirige orchestre che accompagnano le soubrette. Pensate, va in giro per il mondo a fare questi spettacoli che poi, una volta che arriverà la televisione in Italia, saranno quegli spettacoli inseriti, musicali e danzanti inseriti nei varietà, che noi ancora oggi, in un certo senso, ovviamente nelle formule più nuove, vediamo il sabato sera. Una caratteristica del suo modo di dirigere perché suscitò tanto scalpore. Lui dirigeva con le mani nude, senza la bacchetta, e quelli erano anni invece dove la bacchetta, tra l'altro delle bacchette anche spesso molto grosse, venivano utilizzate proprio come una sorta di rigida regola, ecco, per dover essere utilizzate.
se ne volle liberare perché lui riteneva, ma come tanti altri direttori, oggi ancora più usato, di utilizzare le mani liberamente perché potessero essere più libere ed espressive. E questa caratteristica, tra l'altro, venne poi ripresa anche da tutti i direttori dell'orchestra della RAI di quegli anni. Mi viene in mente soprattutto Kramer, che era un grandissimo, tra l'altro, fisarmonicista, e utilizzava le mani nude per dare un impulso più libero anche della gestione direzionale dell'orchestra. Spesso si usava anche lo schiocco delle dita e quindi ci si liberava di questo schema più geometrico, in un certo senso rigido, che aveva il direttore convenzionale, classico d'orchestra. Dobbiamo dire comunque che nella direzione d'orchestra la ragione per cui si usa la bacchetta è una ragione anche proprio di tipo organizzativo mentale. Generalmente la bacchetta, a meno che si è proprio mancini e si vuole cambiare l'utilizzo della mano, viene utilizzata con la destra e la mano più libera e espressiva con la sinistra. Questa è una ragione proprio anche umano-mentale, mi viene da dire perfino scientifico. Sappiamo che la nostra parte destra del corpo è gestita dalla parte mentale sinistra e viceversa quella sinistra dalla parte mentale destra. La parte mentale sinistra, il mondo sinistro mentale, è prevalentemente logico-razionale e quello destro invece è più creativo, affettivo, emotivo. E quindi questo spiega perché con la mano destra noi possiamo fare dei gesti che sono dei gesti molto più geometrici. Quindi convenzionali e utili per la gestione del ritmo, del metro e tenere quindi più insieme l'orchestra. E con l'utilizzo della bacchetta, ovviamente, questo gesto arriva in modo più diretto e quella sinistra più espressiva. Liberandosi di questo, come fanno tra l'altro i direttori di coro, per esempio, che non usano la bacchetta, questo consente a dedicarci un po' più, ecco, sulla parte certamente espressiva. Ecco, Danzi faceva questo. Dedicandosi tanti anni quindi alla composizione di queste canzoni che girarono tutto il mondo, non solo il nostro territorio nazionale, non solo l'ascolto, ecco, del nostro popolo italiano, negli anni 70 poi si ritirò e morì nel 1974 e quindi lasciò davvero questo patrimonio così importante musicale che ancora oggi abbiamo il piacere di ascoltare. Ascoltiamo il brano. Yeah.
adesso alcune cose su questo brano. Vi è piaciuto? Intanto pensate, la pubblicazione della partitura di questo brano è del 1942, quindi possiamo presupporre che questo brano abbia ben 78 anni di vita. Eppure avete sentito la modernità, la contemporaneità che ha ancora oggi questo brano, sia dal punto di vista melodico, sia dal punto di vista armonico. Ebbene, partiamo dall'introduzione. Le prime quattro battute sono di sapore e di richiamo jazz. Io poi ho aggiunto questa scala che voi sentite. Si può fare perché in questo genere musicale è consentito anche inserire tanta improvvisazione, anzi è ben gradita che venga fatta proprio per il gusto musicale tipico di questo genere. Ebbene, questa scala si definisce scala cromatica, cioè una scala appunto col termine cromo, colore, è una scala fatta di colori, piena di colori. A differenza di quella che noi conosciamo, pensiamo un po' a quella che tutti sappiamo, no? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Questa ha come aggiunte anche i diesis, se si sale, oppure i bemolle se si scende. E cioè completa, guardate il pianoforte, ecco, questo è appunto una scala all'interno della ripetizione di tutte le scale del pianoforte, vedete che ci sono anche i tasti neri. Ebbene, l'aggiunta anche di questi tasti neri completa proprio tutta la scala, che viene appunto chiamata cromatica, usatissima, assolutamente usatissima nel mondo jazz. Entra la melodia, ed entra la melodia su questa tonalità, che è la tonalità, pensate, di Fa maggiore. Allora, io per esigenze vocali ho dovuto fare un trasporto, ho dovuto abbassarla un attimino per poterla adattare alla comodità della mia voce. Ma parlando comunque della tonalità originale scritta sulla partitura, siamo in Fa maggiore, una tonalità molto lieta, molto serena. E la melodia si inserisce in questo modo. La carezza del vento, vedete, tararirararara. Molto basso, grave, e con questa nota ripetuta che in gergo musicale si definisce ostinato. Do 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 re re, do 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 re. Ecco, a me fa sentire e fa pensare come una condizione di richiamo intimo, ma anche molto sensuale, per esempio. Stiamo parlando ovviamente dell'amore. E tra l'altro sulle parole iniziali, la carezza del vento, il profumo dei fior. Vedete questa condizione iniziale che crea l'ambientazione di questo rapporto d'amore che viene appunto cantato. Rapporto d'amore nei confronti di che cosa? Nei confronti della musica, che come dice il titolo, è divina. Quindi un rapporto proprio anche profondo, perfino appunto sensuale. Poi la melodia viene leggermente innalzata. Un lontano lamento prende il mio cuore. Questo è interessante perché questo leggero innalzamento su delle note, tra l'altro particolari dell'accordo, fa un po' sentire il richiamo di questa lontananza, di questo lontano lamento. Poi cambio di scena, cambio di tono. Si va in un tono minore, più triste, ma una tristezza gestita in un modo diverso da quella che noi generalmente sentiamo. E cioè una condizione di tonalità minore che però addirittura diventa ancora più provocatoria di questo richiamo, permettetemi di dire, sensuale e di amore per la musica. Avviene anche attraverso l'inserimento di alterazioni, cioè di diesis e bemolli, quelle che appunto noi musicisti inseriamo con quei simbolini che anche voi, no, conoscete, che sono fatti con il diesis e con il bemolle. Ebbene, sono quindi delle note strane, sono proprio degli stranieri che entrano nella scala e nella tonalità principale che stiamo usando. E in questo caso hanno una funzione di richiamo in più, una funzione provocatoria in più. Stiamo un attimo sulla parola alterazione. Noi generalmente questa parola la utilizziamo in gergo negativo per intendere, per trasmettere che siamo nervosi, siamo un po' arrabbiati. Ma nella musica non è sempre così. Ma non solo, se guardiamo l'etimologia del termine, alterazione deriva da alter, da altro, cioè qualcosa che è altro da noi. E questo qualcosa che è altro da noi, quando si inserisce in noi, ci modifica all'interno.
Ecco, sentite come Danzi utilizza questa modifica. Una musica al sole, ancora richiamo jazz, questo è un accordo jazz, e poi è una musica il mare. Dopodiché distende, addolcisce, quando l'anima sento vibrare. Bella che questa onomatopea sul termine vibrare. Inseriamo ancora la nostra scala variopinta, la nostra scala cromatica. E attendiamo il ritornello. Cambio di scena, ritorno alla tonalità lieta e anche cambio di ritmo. E guardate cosa accade. Tu, musica divina, tu che m'hai preso il cuore. È interessante questo, perché cosa fa Danzi? Invece di prendere la scala di Fa, che è fatta da questi suoni, lui adotta una combinazione diversa di suoni di questa scala, parte da un altro suono e guardate che meraviglia di melodia riesce a tirar fuori. Bellissima. Estremamente piacevole e tra l'altro è una combinazione, adesso senza andare a analizzarla proprio da musicisti nel senso stretto, in realtà di due scale, una scala che è tratta da questa lieta di Fa maggiore e una scala invece più antica, più arcaica che veniva, che viene ancora definita pentatonica, cinque suoni, che sono un po' i suoni che io definisco sempre un po' dell'infanzia. Sono i suoni che alla tastiera del pianoforte si possono suonare liberamente sui tasti neri. Sentite, infatti. Vedete che io quando faccio lezione ai bambini, per fargli sentire già un risultato più bello, più attraente, più interessante del pianoforte, faccio mettere le dita sui tasti neri, li faccio suonare anche liberamente, così che loro sentano subito un risultato sonoro che è questo appunto caratterizzato da questa scala. Ebbene, la meraviglia. La magia di questa melodia. Tu, musica divina, tu che m'hai preso il cuore. Anche questa alterazione di nuovo jazz sulla parola cuore, un po' distende. Non sai che il canto di un violino. E qui accade un'altra cosa interessante. Può far di un sogno il mio destino. Qui a me dà proprio la sensazione della ripresa del modo di suonare il violino in questa melodia. Provate a pensare anche voi, provate a seguirmi. Ecco, sembra davvero un violinista che sta suonando il suo violino e quindi una sorta di lunga onomatopea. E piccolo omaggio dello strumento. Poi riprende la melodia come prima. Ecco, interessante. Stiamo un attimo ancora sulle parole iniziali del ritornello. Tu, musica divina, tu che m'hai preso il cuore, e poi tu, se l'anima ti chiama, tu mi rispondi amore. Ecco, interessante. Avviene proprio una sorta di dialogo tra il tu e la musica divina, cioè tra il basso e l'alto. Perché? Perché divina sta in alto. Sei tu che raggiungi il divino. Tu, musica divina. Poi raggiungiamo questo culmine, Danzi sta sulla parola tu, tu, lunga. Prende davvero, questo tu, che sarebbe questo io, che m'hai preso il cuore. E ritorna proprio dentro al nostro cuore. Bellissima, una scelta veramente formidabile, melodico ma anche interpretativo del testo. Poi siamo arrivati alla ripetizione del ritornello, cambio ancora di scena, una situazione ancora nuovamente molto alterata. Il testo dice soltanto la tua voce vuol dire piacer per me. Ecco, sentite, piacer per me, ancora in un modo seduttivo e io mi permetto di dire anche di richiamo sensuale. Sentite. Soltanto la tua voce vuol dire piacere per me. Interessante, no? E il cuore che mi dice. Qui, guardate cosa succede.
È il cuore che mi dice vivrei per te, distende, addolcisce, ammorbidisce proprio sulla parola per te. Fa una dichiarazione d'amore. E mentre eravamo partiti da una condizione così alterata, così provocatoria, poi addolcisce, ma addolcisce anche per una funzione musicale perché sta andando nuovamente nella cadenza, cadenza che cade. In gergo musicale si dice cadenza, cioè che cade. Cade su che cosa? Cade sul tono principale, di nuovo lieto. Riprende ancora la melodia del ritornello. Tu, musica divina, stessa condizione di prima. Tu che conosci il cuore, chissà se un giorno mi dirà se l'amore verrà. Chissà se un giorno mi dirà ancora con il richiamo del violino se l'amore verrà. E nel finale, se l'amore verrà con il suo acuto, se lo chiede veramente fortemente. Ecco, ci possiamo lasciare così. Chissà se un giorno mi dirà se l'amore verrà. Chissà se un giorno mi dirà se l'amore verrà, se l'amore. Arrivederci al prossimo incontro.